Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, care amiche web spettatrici, cari amici web spettatori, buongiorno. Sono Salvo Mandarà, siete collegati in diretta con me che mi trovo in questo momento sulla solita strada del mattino quando non faccio cose diverse dal solito, cioè quando non mi recho in ufficio. Oggi invece mi sto recando in ufficio. Oggi è mercoledì 25 settembre del 2013, sono le 10:06. Allora, beh, cominciamo dall'argomento che avrei voluto toccare ieri, ma non ho potuto farlo perché non ho avuto il tempo per studiare, perché vedete, uno prima di affrontare un argomento deve come minimo informarsi un pochino. Quindi avevo sentito la notizia, veloce del discorso della Telecom ieri, ma non avevo avuto il tempo di documentarmi, non avevo letto nessun articolo di giornale, non avevo sentito nessuno parlarne. Quindi non sapevo bene nulla dell'argomento, né bene e né male, quindi cosa avrei potuto dire? Invece, ovviamente, ieri ho avuto il tempo di documentarmi su quello che è successo sull'affare Telecom, e non solo ieri, anche oggi, fra l'altro, mentre facevo colazione, stavo guardando Agorà, la nuova stagione di Agorà, è tornato Gerardo Greco. Fra l'altro ho notato oggi che come giornalista di collaborazione, diciamo così, perché manda i vari servizi, i contributi, i video, eccetera, è arrivata Mia Ceran, che prima era alla 7 con Luca Telese in onda. Quindi, visto che in onda è finito, Luca Telese è finito a Mediaset a fare Matrix, e Mia Ceran è finita su Rai 3 a collaborare, insomma, con Gerardo Greco in Agorà. Bene. E vabbè, questa è una novità, credo che sia successa da un po' di giorni, ma io ci ho fatto caso solo oggi. E va bene, va bene. Quindi stavo dicendo, oggi appunto lì ad Agorà c'erano alcuni esponenti del PD, del PDL, insomma, i soliti. Devo dire, Greco ha anche fatto sentire, anzi, Mia Ceran ha fatto ascoltare e vedere anche un contributo video di Beppe Grillo, quando è andato alla conferenza degli azionisti di Telecom molti anni fa, 2007-2008 credo. E vabbè, e poi invece in studio c'erano Scalfarotto, Crosetto e altri esponenti dei vari partiti. E devo dire onestamente che mi ha colpito l'affermazione che ha fatto Guido Crosetto. Ora, qualcuno, io ho dato un po' di, cioè ho ripreso questa cosa, l'ho anche twittata, e qualcuno ha detto: ah, tutta questa eccitazione perché per una volta dicono quello che noi in rete sappiamo e diciamo tutti i giorni. Ok, sono d'accordo, ha ragione colui che mi ha fatto questa osservazione, verissimo, sacrosanto. Però dico, una volta tanto che un politico, un politicante dice una cosa giusta, beh, elogiamolo, facciamogli capire che lo seguiamo e che non abbiamo pregiudizi. Quindi io dico, se cambiasse modo di fare politica persino Enrico Letta, ma io gliene darei atto. Reputo molto difficile che questo possa succedere, ma se succedesse io gliene darei atto. Quindi, per esempio, io a Crosetto rimprovero il fatto che comunque fa ancora parte del PDL, fa ancora parte del sistema. Quindi non è che io, siccome ho scritto nel mio tweet standing ovation per Crosetto, vabbè, non è che la mia standing ovation vale a 360 gradi e per tutto il tempo, da meno infinito a più infinito. No, vale esclusivamente per quel suo intervento ad Agorà e solo in quella circostanza. Punto. Per il resto rimane il Guido Crosetto, esponente del PDL. Però io lo giudico, giudico i suoi atti e giudico quello che ha fatto ad Agorà positivamente. Cosa ha detto ad Agorà Crosetto? Beh, ha detto che l'affare Telecom è una cosa sicuramente strana, non chiara, e che ci sarebbe da capire cosa è stato deciso magari all'interno di Bilderberg, e lui sarebbe curioso di sapere cosa hanno combinato all'interno del gruppo Bilderberg i vari Bernabé e i vari Letta. Si è dimenticato di dire la Gruber, visto che la Gruber è una giornalista che è stata invitata all'interno del gruppo Bilderberg come giornalista, ma visto che all'epoca dei fatti lavorava per la 7 e all'epoca dei fatti la 7 era di proprietà di Telecom, ecco,
Probabilmente anche la Gruber magari avrebbe qualcosa da dire su questa cosa. E poi lei ha partecipato per due volte. Ah, Crosetto è a Fratelli d'Italia, non è più PDL? Boh, vabbè, per me non è che cambia molto. Almeno così mi scrive. Chi è che scrive? Mauro, Fratelli d'Italia. Probabilmente per dirmi che Crosetto fa parte di Fratelli d'Italia. Ma non cambia niente, comunque è un partito. Allora, stavo dicendo, quindi, che su questo discorso di Telecom Italia, insomma, sicuramente c'è qualcuno che dovrebbe spiegarci da che cosa derivano queste decisioni. Ora, va bene, la Telecom Italia ormai era una società privata, questo è vero, così come anche l'Alitalia, era una società che praticamente, no, vabbè, è stata privatizzata. Lasciamo stare come è stata privatizzata. È stata privatizzata praticamente facendo assorbire una buona parte dei debiti allo Stato, quindi a noi contribuenti. Si sono rifiutati all'epoca Berlusconi e gli altri di venderla all'Air France, che all'epoca si sarebbe anche accollata ai debiti e l'avrebbe anche pagata. Adesso invece siamo con Alitalia nelle condizioni in cui il debito, cioè le perdite, ormai se le ha accollate lo Stato italiano e quindi noi contribuenti. E l'Alitalia comunque andrà lo stesso ad Air France e KLM, sicuramente per una cifra molto più bassa di quella che erano disposti a pagare all'epoca, cos'era, 2008 mi pare, 2009, chi lo sa. Insomma, non ne azzeccano una. Quando c'è, diciamo, da svendere i gioielli di famiglia, sia nel privatizzarli, perché i passi sono quelli, no? E anche oggi il governo, proprio Letta in particolare, parla di privatizzazioni, parla di privatizzare Finmeccanica, IRI e tutto quel poco che ormai è rimasto, no? Di gioielli di famiglia italiane. Perché i passi sono sempre quelli: prima si privatizzano, si svuotano, si spolpano dall'interno, come disse Beppe Grillo alla conferenza degli azionisti della Telecom, si spolpano, quindi vengono prese delle persone che hanno l'unico compito di spolpare dall'interno, praticamente disossare, svuotare, non so che altri sinonimi usare, insomma, cioè, me ne verrebbe uno che comincia per RU e finisce per BARE. Ma quello non va bene perché si rischia una querela. Comunque, insomma, le privatizzazioni servono sicuramente per, diciamo, rendere a scheletro le società, far guadagnare qualcuno, mettere nei soldi, nelle mani dei privati comunque gli interessi pubblici, cioè delle aziende pubbliche che dovrebbero rappresentare l'ossatura di uno Stato, cioè di noi cittadini, e poi alla fine le cose magari vengono poi svendute all'estero per quattro soldi, dopo che qualcuno si è arricchito. Questo è l'iter praticamente normale che in Italia viene seguito. È successo con Alitalia, è successo con Telecom. E hanno in mente di farlo succedere ancora in futuro con altri beni di famiglia. Questo è quello che è successo. E va bene, cari amici, che cosa dire? Oh, ma giù un comine, mi sa che è il mio amico Giancarlo Lopresti. Ciao Gianca, ciao, buona giornata anche a te. Sì, vedo i vostri commenti, i saluti sono tanti. C'è quello di Mauro, c'è Tiziana Veronesi. Poi c'è Claudia Vetri. Vabbè, insomma, è chiaro che se saluto uno o una devo salutare tutti. Poi c'è Domenico che dice: prima le aziende le fanno fallire e poi se le comprano per niente. Esatto, esattamente quello che intendevo dire. E va bene, cari amici, e quindi siamo alle solite, insomma. Certo. La privatizzazione della Telecom prima e la svendita adesso a una società straniera, che poi, come diceva giustamente Crosetto, la Telecom spagnola che sta acquistando la Telecom italiana non è che sta dal punto di vista finanziario messa meglio della Telecom italiana, è più indebitata della Telecom Italia. Allora, perché una società che non sta affatto bene deve potersi comprare una società, diciamo, che sicuramente non sta benissimo, ma sta comunque meno male di chi deve comprare? Perché questa cosa qua? Chissà perché, chissà che tipo di accordi si sono presi. Insomma, non è una cosa da fare. Anche perché ricordiamoci che, a parte, diciamo, i servizi che la Telecom Italia ancora svolge a questo povero paese disastrato,
La Telecom Italia comunque è proprietaria dell'infrastruttura di rete, che è una cosa molto importante, perché l'infrastruttura di rete, quello che ne rimane, quello che ancora serve, perché è chiaro che l'infrastruttura di rete in Italia è carente ancora dal punto di vista della fibra ottica e di banda, ci sarebbero da fare investimenti molto ingenti, però comunque c'è una certa infrastruttura che è una cosa innegabile. La Telecom, ex SIP, era il fiore all'occhiello dell'Italia di parecchi decenni fa come rete di telecomunicazioni. Poi purtroppo gli investimenti non si sono fatti e quindi adesso probabilmente non è più così importante, ma resta comunque qualcosa di strategico, perché quello che è come rete, buono o cattiva che sia, è comunque di proprietà della Telecom Italia. E quindi vendere, svendere, regalare la Telecom Italia significa perdere quel pochino che abbiamo sul quale si potrebbe investire a livello italiano per migliorare una infrastruttura di rete, perché ricordiamoci che il presente e il futuro di uno Stato dipende dalla rete. Quindi noi, anziché investire a livello proprio di Stato, a livello pubblico, sulla rete per diminuire il digital divide che l'Italia soffre nei confronti del resto del mondo, svendiamo, regaliamo praticamente quello che rimane della Telecom a qualcun altro. E vabbè, e questa purtroppo è un ulteriore segno del fatto che veramente gli interessi dell'Italia sicuramente non vengono portati avanti dai politici che disonorevolmente ci rappresentano, anzi che non ci rappresentano. Sarebbero lì per rappresentarci, ma non lo fanno, non fanno il loro dovere. Claudia Vedi dice: secondo te esiste un motivo per chiedere asilo politico in un paese più civile? Cara mia, guarda, io a maggio, a fine maggio, il 28 maggio esattamente, avevo fatto un video drammatico in cui dicevo che volevo andarmene dall'Italia proprio perché ero schifato da tante cose, da troppe cose, per alcune mie disavventure con la scuola, con le forze dell'ordine, eccetera, eccetera. E poi, per tutta una serie di ragioni, ho deciso di restare in Italia e ormai questa guerra, questa battaglia, voglio combatterla fino a... No, non è una battaglia, è una guerra in effetti, siamo veramente in guerra. Non è una guerra con delle armi convenzionali, è una guerra con delle armi strane, diverse dal solito, ma siamo comunque in guerra. E io ormai questa guerra voglio portarla fino alla fine. Poi probabilmente soccomberemo, probabilmente riusciremo a vincere o almeno comunque a perdere in modo meno grave, meno pietoso di come siamo avviati a perdere in questo momento, chi lo sa, però ci voglio provare. Va bene, carissimi amici, anche oggi vi ho usati, io questa cosa vorrei ricordarla, l'ho detta qualche altra volta, io con questi miei mi scappa la diretta che voi mi dimostrate di apprezzare con tanto affetto, mi dite grazie, eccetera. In effetti, scusate se ve lo dico, ma io vi uso perché io facendo questi mi scappa la diretta mi sfogo, tiro fuori tutta la rabbia che ho dentro. E questo è molto utile per me, proprio per il mio benessere, perché tirando fuori la rabbia, raggiungo di nuovo l'equilibrio proprio dal punto di vista fisico. Mi dispiace di dirvelo, ma veramente quello che io faccio con questi mi scappa la diretta è un atto di egoismo. E voi ascoltandomi mi aiutate a sfogarmi. Io ve lo dico ogni tanto, ve lo ricordo, perché le vostre testimonianze di affetto e di apprezzamento forse non sono meritate, appunto perché... questo mi scappa la diretta per me è molto utile, perché io poi vado in ufficio tranquillo a fare il mio lavoro, perché tutta la rabbia mi è passata grazie a questo sfogo. Va bene, in 10 secondi vi ricordo stasera alle 19, alle 7, perché magari qualcuno alle 19 sentendo velocemente dice alle 9 di sera, no, alle 19, quindi alle 7 post meridiane, intervista con Domenico Finiguerra su Salvo 5.0, parleremo di tante cose. Quindi vi prego, se avete tempo, se volete, se vi va, di venire a sentire questa intervista con Domenico Finiguerra alle ore 19, alle 7 di pomeriggio della sera su Salvo 5.0 oggi. Domenico Finiguerra, Salvo 5.0. Vi lascio, un abbraccio e un bacio a tutti. Quindi ci vediamo stasera alle 19. Grazie, ciao.